Quando io ho sfogliato il volume del professore Green Autobiography, confesso che ho provato una sensazione di piacere, è dir poco, ma come se effettivamente le pareti della mia stanza, uno dei tanti condomini purtroppo di periferia, altro non è, e le pareti della stanza crollassero e all'improvviso ci fosse un sorgere di effluvi, di muschi, di sottobosco, di bacche. Ecco, questo lontano naturalmente da qualsiasi forma di retorica e invece in direzione di quella immaginativa o immaginazione che sin appunto dagli antichi ci siamo stati abituati in qualche modo a praticare, io mi auguro. La proposta quindi del libro è una proposta innanzitutto di ritrovare nel genere autobiografico questo filone letterario, ma non solo letterario, di carattere Green. Attraversa non soltanto i momenti legati ai fatti, alle persone, alle memorie degli eventi, ma si ferma e si sofferma spessissimo, dedicando a questo delle pagine, sui propri incontri con la natura, con i primi animali, con l'orto dei nonni, con le meraviglie anche, e anche le paure che la natura naturalmente ci sottopone. E questi ricordi diventano ricordi indelebili che quasi ogni autobiografia che segua un andamento di carattere cronologico, cioè che vada dall'infanzia all'adolescenza all'età adulta, contiene quasi inevitabilmente. Allora diciamo che questi sono dei ricordi, per usare un'immagine, dei ricordi radicali, dei ricordi di radice. Poi il termine si associa appunto all'immagine della natura, che si tratta, io credo, di coltivare come le nostre radici, no? Radici questa volta non culturali o sociali, ma radici relative al rapporto con il mondo altro, del quale però facciamo inevitabilmente parte. Natura, ci appartiamo natura, anche se ogni tanto ci ergiamo a sensi, a modalità di onnipotenza.